Spoken word. Allora partiamo dalla traduzione. Spoken word letteralmente significa parola parlata. Direte voi, bella scoperta, la parola è parlata, no? In realtà le cose sono un po' più complicate, perché se è vero che la parola, dire parola parlata è un concetto molto banale, in realtà la storia della poesia come genere letterario, sebbene affondi proprio le sue radici nel terreno dell'oralità, poi ha subito tutta una serie di cambiamenti nella storia, almeno occidentale, mi limito a questa per non divagare troppo, e che insomma ha mutato un po' questa origine orale. Quindi facciamo un minimo di storia in maniera estremamente veloce perché ci sarebbero tantissime cose da dire. La parola parlata è propriamente la parola delle culture oralità primaria. Che significa cultura oralità primaria? Significano culture che non hanno conosciuto né la scrittura e né la stampa. Ce ne sono ancora adesso tra le popolazioni indigene che si trovano in particolare in Sud America, in Australia, però naturalmente era principalmente un fenomeno diciamo, delle culture indiane, gnostiche, persiane, ma anche della cultura greca. Infatti il campione più conosciuto della poesia orale è Omero. Omero, allora, l'Iliade. Come facciamo a dire che l'Iliade è un prodotto di una cultura ad oralità primaria che non ha conosciuto né la scrittura né la stampa. Paradossalmente lo riconosciamo dal testo. Può sembrare un paradosso, ma a noi quello ci è arrivato e quindi dobbiamo risalire al contrario. Il testo dell'Iliade è un testo che presenta alcune caratteristiche che poi vedremo si ritrovano in maniera un po' mutata anche nei testi di poeti che oggi fanno spoken word e che in maniera anche indiretta si rifanno a quella tradizione lì. E quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto alcune caratteristiche formali, quindi quelle poesie abbondano per esempio di ripetizioni, di lunghi elenchi infiniti, gli elenchi delle navi dei greci, dell'Iliade sono una cosa insomma anche abbastanza sostanziosa, no? Oppure gli epiteti, per esempio Achille pie veloce, no? Le troiane braccio bianco, Andromaca lungo peplo, che non sono soltanto degli epiteti decorativi messi lì per abbellire, hanno due esigenze, rispondono a due esigenze, una è metrica. Perché ricordare delle cose che hanno un ritmo, che in quel caso era l'esametro greco, ma non ho dettagli, è più facile, semplicemente. Voi vi ricordate sicuramente almeno una filastrocca a memoria, o le preghiere, no? Padre nostro che sei, cioè, ha un ritmo, per quello ve lo ricordate. O per il ritmo o per la melodia, perché anche la melodia aiuta a ricordare versi o gruppi diversi, ed è il motivo per cui ci ricordiamo di solito il ritornello delle canzoni, perché è più melodico, più orecchiabile, pensato per quello. Un'altra caratteristica che ci fa capire che quelli erano testi prodotti dall'oralità è che sono divisi in canti, voglio dire, più esplicito di così, canti che tra l'altro costituiscono degli episodi narrativi, questo anche per esempio nella Divina Commedia o nell'Orlando Furioso di Ariosto, degli episodi narrativi quasi autosufficienti, voglio dire che se li prendete e li parafrasate esce quasi una novella, più o meno compiuta in se stessa. Questo perché? Perché erano pensati per delle performance come quella a cui avete assistito adesso, chiuse in se stessa. Doveva raccontare una storia e doveva raccontarla ad un pubblico che ascoltava, un pubblico popolare. Popolare però non significa volgare, semplice, basso, tant'è che appunto l'Iliade è un testo di estrema complessità come lo sono quelli oggi della spoken word, della spoken poetry. Però bisogna considerare che la poesia come genere letterario ha sempre un'origine e un destinatario pubblico, popolare. La poesia è frutto di un'azione plurale, nel senso che il suo destinatario, sia ideale che reale, è un pubblico che ascolta la performance di un poeta. Questo almeno era ai tempi degli Aedi greci, questo sta tornando adesso, di prepotenza. La scrittura, invece, e quindi il romanzo, la prosa, ma anche tutta quella poesia che poi, dopo l'invenzione della scrittura e soprattutto della stampa, ha iniziato a trattare la poesia come un qualcosa di prettamente letterario, tradendo un po' l'origine orale di questo genere, tant'è che a un certo punto poetico è diventato un aggettivo che oggi noi utilizziamo anche per descrivere un paesaggio. Voi non direste mai che quel paesaggio è rock. Però dite quel paesaggio è poetico, quando in realtà poetico, in teoria, almeno alle origini, indicava esattamente un genere e non un tipo di contenuto, un tipo di attitudine a qualcosa. Allora, cosa significa questo? Che la scrittura, che è una tecnica, come oggi è una tecnica, non so, la registrazione dei suoni, la distorsione dei suoni, il microfono,
i registratori. Sono tutte tecnologie che poi vanno a influire sulle modalità con cui si fa arte e poesia in generale. E allora la scrittura cosa ha portato? La scrittura ha trasformato un po' la poesia in un'arte da plurale a singolare, che è diretta, piuttosto che a una comunità, ad un pubblico, a una dispersa moltitudine di singoli, che ognuno dei quali nella sua cameretta si legge una poesia in tranquillità e in silenzio. Ma voi leggereste mai uno spartito musicale in camera di Bach, così come leggete un giornale o una poesia? No, non solo perché magari non tutti padroneggiamo quel codice, la scrittura musicale, ma anche perché sappiamo che quella non è altro che una trasposizione, cioè un modo utile per comunicare qualcos'altro, in quel caso il suono. Ebbene, con la poesia è la stessa cosa. Il testo, nella spoken word, quindi nelle culture a oralità secondaria, cioè quella contemporanea a noi, è un canovaccio. È un testo che equivale a uno spartito musicale e che quindi rappresenta una base sulla quale poi il poeta e il performer deve trovare la sua chiave interpretativa per rendere di volta in volta quel testo, quella poesia, quel suono vivo. E quindi non ci saranno mai due performance uguali della stessa poesia. Questo che cosa significa? A livello, diciamo, usiamo un parolone antropologico, questi due modi di fare poesia, la lirica, chiamiamola da camera, come la musica da camera, cioè io che mi prendo il libro, me lo leggo in cameretta, e il poetry slam, la poesia a braccio, la poesia da piazza, la poesia diretta a un pubblico, a una comunità, sono sottese, diciamo, a due visioni del mondo differenti. Abbiamo detto una un'azione plurale, una un'azione singola. Questo cosa significa poi? Significa che la spoken word si fa carico, per forza, del rapporto con l'altro. Se io mi trovo nella mia camera e devo scrivere una poesia che so che altri singoli si leggeranno nella propria camera, quel pubblico non esiste realmente, esiste solo nella mia testa. Quindi sono io che mi devo immaginare l'atto che voi, singolarmente, nelle vostre camere, farete nel leggere la mia poesia. Ma non avrò un feedback diretto, un confronto diretto con la reazione che voi avete nel momento in cui leggete. Invece Dimitri ce l'ha, perché Dimitri viene qui, vi propone una performance, voi potete applaudirlo, ma potete anche fischiarlo. Quindi si espone a un rischio. Di questo il poeta performativo deve tener conto. Deve tenerne conto, e questo cosa comporta? Comporta sostanzialmente tre caratteristiche. Abbiamo detto un'attenzione al feedback, cioè al confronto con il pubblico, un'estrema varietà di temi e di forme, perché vi dicevo prima, è un movimento in itinere. E quindi se sentissimo una poesia di Matteo sarebbe molto diversa da quella di Dimitri, se sentiste un mio testo sarebbe ancora diverso. È vero che tutti e tre ci mettiamo sotto questa campana della poesia orale, della spoken word, ma in realtà poi le esperienze dei singoli sono molto molto variegate e molto diverse, sia in termini di temi, di contenuti, e sia in termini di forme.